Ciao, vediamo come creare un effetto con un gradiente, quindi una sfumatura, in modo cool con Photoshop. Esattamente come questi. Partiamo! Una volta che abbiamo creato il nostro file nell'interfaccia, può essere ad esempio una 4 verticale come questo, ci spostiamo nel pannello livelli e andiamo a sbloccare il livello sfondo con un doppio clic. Per comodità possiamo anche andare a fare una copia del livello sfondo trascinandolo qui in basso, sull'iconcina crea un nuovo livello. A questo punto assicuriamoci di andare ad aggiungere delle guide, sia per quanto riguarda la parte sinistra e destra verticale che la parte centrale. Dopodiché ci spostiamo sulla palette degli strumenti, selezioniamo lo strumento rettangolo e dal pannello dinamico ci assicuriamo che il colore di riempimento principale sia il nero, possibilmente un colore scuro. Dopodiché ci spostiamo sulla tavola di lavoro e andiamo a disegnare un rettangolo che parte appunto da una guida all'altra, come in questo caso. Poi lo andiamo a selezionare con lo strumento sposta. Assicuriamoci che in questo caso sia disattivata la catenella del ridimensionamento proporzionale e lo andiamo ad allungare in questo modo. Dopodiché lo andiamo ad ingrandire fino al centro, sentiremo uno scatto, vuol dire che siamo arrivati al centro orizzontale del quadro. Confermiamo dal pannello dinamico, dopodiché andiamo sul livello del rettangolo e clicchiamo su opzione diffusione. Avremmo potuto anche andare semplicemente qui in basso, aprire il menu a tendina degli effetti e cliccare sempre su opzione diffusione. Da qui andiamo a selezionare sovrapposizione e sfumatura. Ora nel riquadro delle opzioni della sovrapposizione e sfumatura andiamo a settare le caratteristiche che fanno al nostro caso, quelle che ci servono per creare l'effetto col gradiente. Lasciamo un metodo di diffusione normale, possiamo o meno applicare dithering alla sfumatura, in questo caso lo eviterei perché alla fine aggiungeremo un po' di sporco digitale, chiamiamolo così, quindi evitiamo il dithering che serve invece per editare appunto la visualizzazione di quelle famose linee che definiscono l'andamento di una sfumatura. Un'opacità chiaramente al 100%, lasciamo la sfumatura pienamente visibile. Apriamo il pannellino dell'editor sfumatura. Qui andiamo eventualmente ad associare due colori. Possono essere appunto questo blu, questo verde. L'importante è che sia un colore scuro da un lato e chiaro dall'altro. Non necessariamente della stessa matrice cromatica, possono anche essere due colori completamente diversi tra di loro. L'importante è che un colore sia scuro e l'altro sia particolarmente chiaro. Poi chiaramente devono essere i colori che rispecchiano le nostre esigenze e fanno fede al nostro obiettivo grafico in quel momento. Una volta scelti i nostri colori, chiaramente sempre selezionando il marker della parte di sotto e aprendo la tavolozza dei colori, clicchiamo su OK e poi di nuovo su OK. Torniamo nel pannellino opzioni. Assicuriamoci che lo stile della sfumatura sia angolare, quindi selezioniamo angolo. Come vedete già comincia a definirsi la nostra struttura. A quel punto assicuriamoci di definire un angolo di 90 gradi, in modo che la parte dell'angolo che definisce la sfumatura sia nella zona centrale del file. Aggiungiamo chiaramente la massima scala, quindi la massima grandezza, e fondamentale, come metodo di visualizzazione e definizione della sfumatura scegliamo percettivo. Assicuriamoci di allineare con il livello la sfumatura, altrimenti verrebbe un allineamento diverso, mentre allineato col livello sicuramente la sfumatura, o comunque la partenza della sfumatura, è centrale. In questo caso, se andiamo ad invertire la sfumatura, invertiremo l'ordine di visualizzazione dei colori che compongono la sfumatura. In questo caso abbiamo il blu a sinistra e il verde a destra. Invertendolo chiaramente spostiamo l'ordine di visualizzazione, lo invertiamo. Una volta che abbiamo definito queste caratteristiche clicchiamo su OK. A questo punto andiamo a fare una copia di questo rettangolo. Ctrl Command J per duplicare questo livello, oppure lo trasciniamo qui in basso, sull'iconcina crea un nuovo livello. Dopodiché lo trasciniamo in alto, selezioniamo uno dei riquadri di ridimensionamento e dal pannellino dinamico, nella parte in alto, andiamo nel campo dell'angolazione, facciamo ruotare di 180 gradi. Clicchiamo su conferma e facciamo un doppio clic sull'opzione della sovrapposizione e sfumatura del livello copiato. Qui andiamo a dare un angolo di meno 90 e a invertire l'ordine di visualizzazione dei colori. Clicchiamo su OK. Il lavoro non è finito perché chiaramente vediamo una linea bianca qui a metà strada, vediamo anche in basso. Quindi che cosa facciamo? Selezioniamo il rettangolo di sotto, lo selezioniamo da uno dei punti di ridimensionamento del riquadro, assicuriamoci che non sia attiva la catenella del ridimensionamento proporzionale e andiamo a fare un ingrandimento di questo genere a sinistra, a destra e in questo caso anche in basso. Dopodiché confermiamo, selezioniamo poi il rettangolo di sopra e andiamo a fare anche qui lo stesso ridimensionamento. Come vedete compare la guida rosa, significa che in questo momento ho allargato il rettangolo di sopra fino al punto in cui ho allargato il rettangolo di sotto, qui a destra e qui a sinistra. Non ho bisogno di allargarlo anche nella parte in alto, dopodiché cliccherò su OK.
A questo punto seleziono il rettangolo inferiore e lo vado a spostare leggermente più in alto, in questo modo. Vediamo se ci sono ancora delle sbavature, ne vedo una qui in mezzo. Seleziono di nuovo lo strumento sposta e vado a spostare leggermente verso destra il rettangolino nella parte inferiore. Ora non ci resta che aggiungere un po' di carattere al nostro sfondo. Selezioniamo il primo rettangolo, poi con CTRL o COMMAND andiamo a selezionare anche il secondo rettangolo. Clicchiamo col tasto destro e selezioniamo l'opzione Converti in oggetto avanzato. Ora con l'oggetto avanzato creato e selezionato ci spostiamo sul menu dei comandi, apriamo il pannellino Filtro, Disturbo, aggiungi disturbo. Qui andiamo ad aggiungere un disturbo magari di piccola quantità, dipende dalle dimensioni del formato. In questo caso lavoriamo con una 4, quindi potrebbe andare bene anche una quantità tra 4 e 5. Se lavorassimo con una 3 potrebbe andare bene anche un 8, un 9, un 10, con una distribuzione uniforme. Chiaramente facciamo sempre fede all'anteprima per vedere se è di nostro uso e se risponde alle nostre esigenze. Anteprima sempre flaggata, clicchiamo su ok. Abbiamo completato il nostro sfondo con disturbo, questo effetto granuloso che dà carattere all'effetto gradiente. Un altro modo alternativo e molto efficace per modificare completamente uno sfondo, rivoluzionarlo, però questa volta in base al soggetto principale di una foto, è sicuramente la funzione posterizza. Ho realizzato un video apposito in cui ti mostro come posterizzare un'immagine e uno sfondo con Photoshop. Spero possa tornarti utile. Ciao, grazie e alla prossima!